Questo è il punto. 900.000 euro a disposizione dei servizi sociali, dove delle persone come questi signori si recano quotidianamente. Quando nella mia città ospitiamo 200 richiedenti asilo, distinguiamo bene la realtà tra richiedente asilo e profugo. Perché io proprio l'altro giorno in Consiglio Comunale ho approvato quello che si chiamano i fondi SPRAR, cioè l'assistenza a chi viene riconosciuto lo status di profugo. Bene, 200 persone ogni anno possono beneficiare di 2 milioni e mezzo. Lei capisce che questa non è... Oggi la gente ha fame non solo di giustizia, ma ha fame anche in termini economici. Poi quando mi vedo di fronte dei colleghi sindaci, solo perché appartengono al Partito Democratico, fare degli spot quotidianamente a favore di una riforma che metterà veramente sul lastrico in continuazione come stanno facendo adesso, è uno scandalo. Io parlo di numeri, non parlo di opinioni. Okay. E quando parliamo di tagli anche alla spesa pubblica e di tagli alla politica, bene, prendetevi in mano quello che ha fatto il Veneto, la Regione Veneto, con il governatore del Veneto, Luca Zaia. Noi in Veneto non abbiamo più vitalizi per i consiglieri regionali.